cominciamolo alla fine, dal punto di vista proprio della cronaca di questi giorni. Per la prima volta nel premio Abbiati compare una parola insolita per questo genere di iniziativa, cioè la parola speranza. Ecco, che effetto ti ha fatto leggere la parola speranza in un premio di questo genere? Oh, mi sa che loro hanno proprio accolto la nostra idea, perché noi, diciamo, io ci sono per la parola speranza, però come un soggetto attivo, non come un soggetto passivo, perché sperare non fa niente, invece inventare qualcosa, essere creativi, lavorare in modo di mantenere una speranza, questa è una bella cosa. Perciò io sicuramente direi che questa speranza che loro hanno accolto è proprio un frutto del nostro lavoro, perché noi, diciamo, non vorrei sembrare troppo arrogante, però hanno proprio accolto quello che abbiamo fatto. Cioè, noi abbiamo dal marzo scorso praticamente che facciamo delle ore di Zoom, delle idee di qui e lì, e diciamo che è molto bello vedere qualcuno che, diciamo, una giuria che comunque riesce a cogliere una prospettiva un po' più ampia, cioè un'idea non solo di una produzione bella, di una cosa, diciamo, molto speciale come Parsifal, come altre, per carità, questo va benissimo, però qua non c'è dubbio che, almeno nel punto di vista italiano, ma io mi permetto di dire nel punto di vista europeo o mondiale in realtà, abbiamo fatto qualche passo in più che nessun altro teatro ha fatto. Ecco, il lockdown ha costretto molte persone, soprattutto in questo caso gli artisti, a rivedere infinite certezze. Come l'hai vissuta? Ho vissuto, e mi permetto di dire, abbiamo vissuto in realtà un'esperienza complicata, però non credo che nessuno di noi possa dire totalmente negativa. Aveva sicuramente dei lati positivi e dei lati negativi, però c'erano anche dei lati positivi. Per esempio, tutte queste invenzioni che abbiamo fatto, tutte queste idee che abbiamo portato in scena, tutto lo sviluppo dello web TV, tutto il sviluppo del suono, il lavoro artistico dei musicisti, tra l'altro non solo dei musicisti, perché in realtà tutti noi, cioè te, oramai stiamo facendo tutte altre cose che secondo me non avevamo mai immaginato. Quindi secondo te era necessario uno shock così forte nel sistema per cominciare a far convivere due parole per troppo tempo distanti tra loro, come innovazione e tradizione? Sì, io tra l'altro lotto contro la tradizione già da anni, perché comunque la tradizione ha un rischio molto importante, che se non la mantieni viva, se non la metti in questione, muore. O peggio che muore, e ammazza, perché diventa, come per esempio in altri teatri che conosciamo, grandi, il problema è che si inizia a vivere un po' sulla gloria del passato, e questo può andare fino a un certo punto, ma poi no, poi proprio no, perché se il teatro smette di essere un luogo di novità, diciamo, secondo me perde un po' il suo ruolo. Andiamo alle questioni nostre e alla questione che riguarda questa città. Che cosa hai imparato di Palermo? Tante cose. Sicuramente per rispondere alla domanda ti devo portare in un posto speciale. Andiamo. Grazie. La maschera. Cosa dici? L'ambiente funziona? Funziona. Adesso possiamo rispondere. Sì. Cosa hai imparato di Palermo? Poi ecco, qua si impara la prima cosa, diciamo, la parte antica e la parte nuova, per motivi non nuovi, e sicuramente fa parte della storia di questa città. La mafia, la corruzione, che purtroppo si mostra nell'architettura tremenda. Questo teatro che sta nel mezzo. Esatto, il teatro che sta proprio nel mezzo. Invece, se c'è qualcosa che hai capito dei palermitani? Allora, una cosa che sicuramente mi fa ridere molto è che per rispondere a una domanda ne devono tornare almeno 100 km indietro. Questo è chiaro.
che questo ormai lo accetto, che è molto divertente, devo dire. Io ho i messaggi che mi lascia gente con cui lavoro in teatro, che è proprio un messaggio di 2 minuti e 45 secondi, io so che il messaggio inizia 1 minuto e mezzo dopo, che mi fa sempre, è bellissimo, sì, questo sicuramente. Però insieme a questo, la cosa, diciamo, le cose con cui mi trovo molto bene, e secondo me anche fa parte del nostro feeling, perché comunque anche il premio è tutto idee bellissime, però siamo riusciti anche a realizzare qualcosa, e questo comunque è dovuto a un certo feeling. E il feeling secondo me viene comunque dal fatto che qua in realtà ci si capisce molto bene. Magari uno fa finta di non capire, magari uno che viene da fuori fa un po' l'arrogante o non lo so, però in realtà se uno un attimo ascolta, o forse meglio sente, ci si capisce molto bene, e questa è una cosa che a me personalmente piace molto, che comunque con senso di umorismo, con un certo sguardo particolare sulla vita, si può dire delle cose anche molto pesanti, si può dire delle cose anche, cioè a me piace molto questa cosa che si può, che è un po' estremo, per bene e per male, che è una cosa che secondo me per la comunicazione fa molto bene. Cioè, ci possiamo picchiare, un minuto dopo abbracci, ma come se non fosse. Prendiamoci il caffè, si dice. Esatto. No, che secondo me è una cosa molto sana in qualche modo, perché mantiene comunque un rapporto sempre molto creativo con i suoi, no? Tu hai preso la gestualità anche. Certo. No, perché io, per esempio, io lavoro molto a Dresda, no? Dove c'è una mentalità non solo tedesca, ma dell'est della Germania. E lì invece è tutto diverso, perché lì uno mantiene tutto per sé, e finché ci arriva già a parlare è già così nervoso, già così pieno di complessi, che poi esce tutto male. Veramente, invece di, no? E questo diluire. Sicuramente sì, e questo sicuramente è una cosa. Poi l'altra cosa che secondo me a me personalmente funziona bene qua, che anch'io vengo comunque da un posto difficile. Io sono nato in una piccola città molto povera, nel mezzo del deserto israeliano, c'è un posto un po' diciamo sperduto, non proprio in centro di Israele, con molti problemi di immigrazione, molti problemi di culture diverse, poiché all'epoca, oggi è una cosa molto, fa quasi chic, all'epoca era una cosa molto complicata. E secondo me questa cosa che anche io, diciamo, sento, e sono cresciuto in un ambiente dove uno deve veramente voler fare la musica per riuscire a farla, non c'era niente di automatico. Uno deve proprio lottare per le cose, questa è una cosa che sicuramente ci unisce, perché io qua si sente anche questa cosa, che comunque non tante cose vengono facili, e io sono cresciuto così. Entriamo in un periodo complicato per la Sicilia, perché maggio è il mese nel quale si inizia, diciamo, questa lunga commemorazione delle stragi di mafia nel 92. Tu cosa ne sai? Io mi ricordo molto bene questa cosa, perché Falcone e Borsellino si parlava molto in Israele. Mi ricordo proprio da bambino, più o meno adolescente, quando avevo non so, 11-12 anni, e me lo ricordo bene perché nonostante era in Sicilia, comunque si parlava molto apertamente questo. Mi ricordo addirittura che a scuola ci parlavano di questo, che comunque è una cosa un po' rara, diciamo, perché non è una cosa che fa a che fare con la notizia classica israeliana, arabi, cose, Siria, Lebano. E lì pensa che comunque era già durante la prima intifada e la guerra con Lebanon, perciò periodo già complicato in Israele. Però mi ricordo molto bene che c'era un insegnante molto speciale che io tengo, la ricordo molto bene, che era l'insegnante di storia. E lei aveva questa tendenza di insegnarci la storia attraverso eventi, diciamo, attuali, che è una cosa che normalmente non si fa a scuola, cioè ti parlano del 1600, 600, non te ne frega niente. Invece lei, per esempio, in quel caso ci parlava proprio di Falcone e Borsellino e tutto quello che è successo, e insieme a questo ci ha fatto tutta una lezione in realtà sul Rinascimento italiano, su idee della famiglia Medici, delle cose, ci è andata da tanti posti. Io me lo ricordo molto bene questo evento. C'è ormai una buona pratica secondo la quale, diciamo, anche l'arte può servire a togliere terreno a Cosa Nostra, alla mafia. Tu che ne pensi? Allora, io credo di sì, ma tra l'altro il problema è che non è dovuto soltanto all'arte, è dovuto anche a chi percepisce e vuole percepire l'arte. Allora, con l'arte secondo me ci sarebbe molto da fare, però la gente deve comunque voler entrarci e voler imparare qualcosa da questa arte. Sicuramente un teatro come nostro in una città come Palermo ha già, ma avrà sempre più ruolo
in questa domanda, in questa questione sociale, sia con la mafia, con l'immigrazione, con la povertà, con tantissimi argomenti che il teatro sicuramente potrebbe entrare lì, perché diciamo il teatro classico dove le signore vengono ricche con le perle è una cosa magari carina per 20% dell'attività, per dare alle signore qualcosa da fare, però in realtà il teatro dovrebbe anche occuparsi comunque di tante altre questioni. Un'ultima domanda, tu sei abituata a usare una bacchetta, che è quella del direttore. Facciamo finta che sia una bacchetta magica e che tu... È una bacchetta, cosa vuol dire facciamo finta? Attenzione, perché alla fine della domanda, okay. Io adesso... Cioè, facciamo perché finta. Facciamo finta che sia una bacchetta magica e che tu possa immediatamente, ora, esaudire un desiderio tuo nei confronti di questo teatro. Allora, io siccome io sono un sognatore, diciamo così, venendo dal deserto, io sono un sognatore però un po' realistico, un po' pragmatico, perché da noi si dice, quelli che vengono dal deserto si dice che si divide la gente nel mondo, quelli che vengono dal deserto e quelli che no. Perché te, quando vai al deserto, vedi il nulla, io vedo il potenziale, no? Che questa è la differenza, diciamo. E devo dire che una cosa che ci manca, e secondo me anche molto realizzabile, è questo palazzo qua. O questo qua, cioè insomma uno accanto al teatro dove possiamo avere un altro palcoscenico e più importante sale prove e aumentare un po' l'attività, perché in realtà la cosa ideale sarebbe proprio una città come Palermo di avere un off massimo dove noi potremmo veramente fare degli spettacoli, come abbiamo detto, proprio per gente diversa, per comunità diversa, per educazione, perché ora in realtà alla fine non abbiamo mai tempo, perché alla fine fai i tuoi 100 recite all'anno, viene chi viene, comprano biglietti, bellissimo, però se avessi un altro palcoscenico dove andrebbe una programmazione 365 al giorno all'anno per giovani, per tutti praticamente, che non vengano a vedere la classica Parsifal, quello sarebbe in una città come Palermo una grande cosa. Blick.
Dio signore! Buffone! No, buffone! Leporello! Leporello! Orso va là! Non più signore! Leporello! No, 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 no! E via buffone, via buffone! Non mi seccar! Non ho padrone, non ho padrone! Non vorrei star! Senti, mio amico, condor mi dico! Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi! Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto! Oh, per burlar! E io non burlo, e io non burlo, 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 ma voglio andare! E via buffone, signore! Senti, mio amico, ma che sei matto! Leporello, signore, vien qui. Facciamo pace, prendi! Cosa? Quattro doppie! Ah, sentite, per questa volta la cerimonia accetto! Ma non vi ci avvezzate! Non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari! Non parliam più di ciò! Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico! Purché lasciam le donne! Lasciar le donne! Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le son per me necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro. E avete core d'ingannarle poi tutte, è tutto amore. Chi è una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon naturale chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orso, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira? Io no, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello. Or io volevo tentar la mia sorte ed ho pensato, già che siam verso sera per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro? Ma un poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati! Via, signor, per più ragioni! Finiscila! Non soffro opposizioni!
amico, che ti par? Mi par che abbiate un'anima di bronzo. Alà, che sei gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte. Ma signore, non più repliche. Ma se poi mi conosce? Ma non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, labbra, ehi, giudizio. Vediamo che farà. Che imbroglio! Dunque creder potrò che pianti mie abbian vinto quel cor. Dunque pentito e amato Don Giovanni al suo dovere valor mio ritorna. Sì, carina! Crudele! Se sapeste quante lacrime e quanti sospir voi mi costate! Io, vita mia! Fuori! Poverina, quanto mi dispiace! Mi fuggirete più? No, muso bello! Sarete sempre mio! Sempre! Carissima! Carissima! La burla mi dà gusto! Mio tesoro! Mia venere! Sono per voi del tutto poco! Io tutto cenere! Birbo si riscalda. E non mi ingannerete. No, sicuro. Giuratevi. Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto a quei bei lumi. Sei morto. Oh, no!
One, two, three, four. Mädels nimmt der Bucher, ist nicht wert der Dreier. Er wird gehen in der Milchome, in der Märchenfeier. Und das Herz ist klappen, klappen, bis für Bein und Weitig. Das ist ein besunter Eichel, ist wer sitzt der Freitag. Ist nicht wert der Groschen, das Wetter leben wie ein Lichtel wäre in Eis geloschen. Wäsche tut mein Kind, du öfter mir ein Einzel geben. Es darf ein Mädel, zwei Bachur im Neutig wie das Leben. Schar mir an ein zu geben, ist ein Vermädel, zwei Bachur im Neutig wie das Leben. Eine Räufe schlachtet, wenn sich mitten so eine Schleugen, und der zweite wird sein Leben gegen Trägen Eugen. Ah.
questo pane.